Ciao ragazze, non sono capace di fare il video di Bijou in collaborazione con Roberta. Prima di ripubblicarlo, perché lo rifaccio subito dopo questo video qua, vi volevo far vedere del materiale creativo che mi aveva chiesto Roberta se lo trovava a Napoli, perché da lei costava di più. Quindi sono andata in questo negozio di questo ragazzo dove io vado sempre. E ho trovato queste filagrane, cioè lui che ha fatto, siccome le file costano parecchie, cioè ogni, per esempio, vi faccio vedere, ogni filagrana di questa costano sui 1 euro uno e 1 euro un altro, quindi per esempio una coppia viene 2 euro, quindi costano molto questo materiale. Allora lui che ha fatto è andato, siccome sono una cliente sua perché vado sempre da lui, mi ha dato 10 pacchettini, non lo so da dove li ha presi e me li ha dati per 10 euro. A finale i pezzi sono 27 a me e 27 a Roberta. Questo è il primo che vi faccio vedere. Allora, quindi questo me ne ha dati soltanto due. Ora non lo so, si può fare un orecchino solo. Naturalmente le filagrane, cioè questi tipi di orecchini, poi hanno messo gli strass, le perle, perché poi vi faccio vedere che cosa ho preso al mercatino, perché sono uscite anche le perle, sono troppo belle queste cose. Quindi questo è il primo. Poi, questi sono troppo carini, però a Roberta dice che gliene ho dati soltanto una coppia, perché dice che da lei non vanno molto i teschetti, però sono troppo bellini. Ve ne faccio vedere uno solo, più da vicino. Cioè, ad esempio, dove ci sono gli occhietti, si possono mettere due brillantini bianchi. Ecco così. Per farvelo vedere meglio. Sono troppo forti questi teschietti. Poi, troppo bellini sono i gufi, i gufetti. Guardate qui. Allora, lo poso uno qua. Ecco, dove ci sono gli occhietti, Roberta può mettere i brillantini. Oppure lo fa come vuole lei. Ma sono troppo carini. Questo c'ho una coppia. Due coppie. E tre coppie, perché io mi sono presa tutti i teschietti che a lei non piacciono e mi sono rimasta soltanto una, non mi ricordo, o due gufetti, non mi ricordo. Poi questi sono troppo belli, me ne ha dati quattro. Questi sono troppo belli, poi si può fare, non lo so, per esempio qua si può appendere qualcosa, si possono mettere i strass qui, oppure si può addirittura fare con un filo, con il wire, quindi Roberta vede che deve fare su questi qua. Belli pure questi. Mettiamoli qua così si vedono. Questo, guardate com'è bello questo braccialetto, però non l'ho fatto io. Questo me l'ha regalato Nadia. Ciao Nadia. Allora, poi mi ha dato 6 alberi della vita. Quindi uno si può fare una collana e si mettono tutti i strass come si vuole fare, e due si fanno gli orecchini in dorato. Poi questi me ne ha dati quattro. Guarda come sono belli. Ora la linea qui, o si mettono tutti gli strass incorporati qua dentro, però si potrebbe fare anche l'inverso, perché viene bello pure l'inverso, perché dà questo senso di luce. Quindi come lo si vuole fare, così si fa. Questi sono proprio belli. Poi, 6 di questi mi ha dato, quindi si può fare con questa filagrana, si può fare una collana, e con gli altri due si fa l'orecchino come lo si vuole fare. Comunque non pensavo che costassero, cioè in poche parole, se uno va a comprare questo e questo separati costano 1 euro e 1 euro. Invece lui, vabbè, perché ero cliente, mi ha dato questo pacco tutto insieme mischiato. Infatti non li ho scelti io, me li ha dati lui. Poi di questi me ne ha dati 8, quindi 4 a Robby e 4 a me. Questi pure sono belli, perché è come se disegnasse una rosa.
Uno e due. Poi qua naturalmente ci vuole basta la propria fantasia e uno li fa come vuole, però sono belli veramente questi, che poi sono leggerissimi. Gli ultimi, sempre me ne ha dati 6, 3 a me e 3 a Roberta, sono i più belli, diciamo. Sono questi qui. Con questo si fa un ciondolo, si fa un ciondolo, e con questi due si fa, naturalmente uno decora come lo vuole con gli strass. Allora, poi sono andata al mercatino per vedere gli strass e purtroppo, siccome era troppo tardi, perché sono andata troppo tardi, ho trovato pochi colori, quindi anzi ho trovato solo due colori. Naturalmente questi qui devo fare a metà con Roberta. Allora, ho trovato questi qui piccolini piccolini, quindi faccio a metà. Guardate qua, questo lungo lungo, tutto questo qui 1 euro. Allora, quindi questo faccio a metà con Roberta. Allora, e questo è quello lì piccolino. Poi ho preso quello lì sempre con i mezzi cristalli più grandi, sempre bianco perché erano gli unici colori che ci stavano, che erano rimasti. E poi più piccolino, piccolino, questo qui verde. Sempre piccolino, piccolino. E questi qua devo fare sempre a metà. Poi che cosa ho trovato? Una novità che non avevo visto neanche io. Infatti sono troppo belli perché, in poche parole, sono le mezze perle. Perché si possono fare i colletti, quindi ora che ho trovato questo, guardate che bello, pure questo qui tutto quanto 1 euro, e sono le mezze perle, cioè invece degli mezzi degli strass si attaccano le perle, ma questo è stupendo, si possono fare gli anelli. E poi io voglio fare i colletti perché attaccare la pietra intera era più complicato, invece con questi il colletto risulta molto più facile fare i colletti tutti colorati. E ho preso questo verde che gli devo dare alla metà a Roberta e questo qui bianco. E poi ha detto la signora del mercatino che comunque arrivano a tutti i colori, quindi queste qua delle mezze perle sono bellissime, infatti erano finiti tutti i colori, aveva detto la signora. E va bene, questo è tutto. Vi volevo fare vedere queste cose che mi aveva chiesto Roberta se le trovava a Napoli perché da lei costavano di più e quindi l'ho preso a lei. A finale mi ha fatto questa busta con 10 euro, quindi a finale è venuto pochissimo. Poi magari questo ragazzo fra poco aprirà il sito su Facebook, quindi appena mi dà il nome io subito vi metto il link del negozio. Del negozio perché tanto c'è un bravo ragazzo, poi tiene delle cose a poco proprio, cioè, invece ci stanno altri addirittura nel mercatino, ho detto questi qua costavano 1 euro uno e 1 euro un altro nel mercatino, perché sono andata a vedere pure nel mercatino. E quindi volevo fare un attimo questo video a volo e sperando che mi carica il video in collaborazione con Roberta di Bijou che ho fatto del mese di aprile. Vi mando un bacio, ciao a tutte!